farti un gioco? Sì. Ok, un mazzo di carte. Mischialo. Mentre mischi, pensa ad un numero. Fatto? Ok, io ora mi giro, devi fare due mazzetti di carte con quel numero, uno a destra e uno a sinistra. Che ne so, ad esempio, se hai pensato al numero 2, fai due carte e due carte, se hai pensato al numero 5, 5 carte e 5 carte, se hai pensato al numero 10, 10 carte e 10 carte, così via, d'accordo? Vai, io mi giro e parlo in modo da coprire il suono delle carte, in modo che tu non possa pensare che io senta il suono delle carte per capire quante carte stai mettendo. Ok, continuo a parlare così da fare casino, non sentire il numero di carte. Fatto? Sì. Benissimo. Ok, adesso scegli uno dei due mazzetti. Fatto? Sì. Prendilo. Mischialo. Ok. Quando hai fatto, guarda la prima carta. Falla vedere anche in camera. Ricordatela. Ok. Rimettila in cima al mazzo. Poggi il mazzo e prendi l'altro mazzetto, quello piccolo, quello gemello, diciamo. Fatto? Sì. Mischia anche quello. Ok. E mettilo sopra all'altro mazzetto. Fatto? Sì. Ok, adesso prendi le carte restanti, quello del mazzo, dell'altra parte del mazzo che ho messo da parte. Ok. Pensa a un numero diverso da quello di prima. O uguale se vuoi, indifferente, penso un numero e metti tante carte quanto è il numero che hai pensato. Penso, se pensato tre carte, cioè se pensato tre, metti tre carte sopra il mazzo di carte, se pensato cinque, vai. Io parlo così copro intanto il suono delle carte. Fatto? Sì. Ok, poggio l'altro mazzetto se non ci serve più. Posso girarmi quindi? Sì. Benissimo. Ok. Quindi, io ora non so nulla di questo mazzo di carte, perché tu potresti aver messo tante carte prima e poche carte dopo, oppure il contrario, poche carte prima e tante dopo. Mm-hmm. Qua. L'unica cosa che posso fare è ritrovare la tua carta soltanto con i miei polpastrelli, cioè con la sensibilità tattile. Mi spiego meglio. Io così, senza guardare, che tanto non saprei quale potrebbe essere la tua carta, tocco le carte e cerco di capire qual è la tua. Vediamo un po'. Questa no. Questa no. Ok. Però voglio fare di più. Aspetta, questa è la tua carta, se ne sono sicuro. Voglio fare di più. Ti ricordi il secondo numero che ti ho fatto pensare? Che hai pensato? Mm-hmm. Ok. Che ne so, mettiamo che il secondo numero era il numero 10. Farò, metterò la tua carta proprio in quella posizione, quindi alla decima posizione, ok? Allora, aspetta, non dirmi nulla. Ok, perfetto, sì. Ricapitolando, tu hai mischiato due mazzetti di carte, hai pensato una carta, hai messo un mazzetto sopra, hai preso altre carte dal mazzo, quindi carta dispersa. Io soltanto con i miei polpastrelli sono riuscito a individuare la tua carta e metterla soprattutto nella posizione in cui tu hai pensato. Ok? Per la prima volta, di la posizione a cui hai pensato in cui si dovrebbe ritrovare la tua carta. La quarta. Quarta. Allora, 1, 2, 3. Che carta hai pensato? 8 di fiori. 8 di fiori?